Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video, questo nuovo funny video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi siamo in compagnia di Mister Raga, nuovo abbonato, è l'ultimo che si è abbonato al mio canale e quindi gli abbonati di terzo e secondo livello hanno la possibilità di clippare i video con me. Quindi vi spiego subito, raga, come entrare dentro i laboratori Human. Requisito: un amico che ci dà una mano e un insurgente, ragazzi. Possibilmente che non abbia tutte le modifiche di protezione, quindi che non sia corazzato, se no non lo smontate più. Quindi dite al vostro amico di mettersi dietro, appoggiato alla serranda, non in questa maniera, raga, perché se andremo a sbatterci non succederà niente. Noi praticamente cosa andremo a fare? Dovremo sbattere in questa maniera e così dovrà saltare il portellone. Adesso vi faccio vedere la maniera corretta di come vi dovete mettere per rompere il portellone posteriore. Quindi, in poche parole, dovete mettervi appoggiati, riparati, raga, attaccati alla serranda e con una pistola, un fucile, mirare il portellone. Quando ci colpirà, ragazzi, se tutto è andato bene, anche al primo colpo, come vedete, si aprirà il portellone. E con la pistola Atomizer lo facciamo saltare completamente. A questo punto, raga, cosa facciamo? Andiamo a mettere l'insurgente appoggiato proprio di fianco sulla serranda. Una volta messo sulla serranda, appoggiato in questa maniera, cosa facciamo? Dovremmo entrare, raga, all'interno dell'insurgente dal portellone posteriore, mirando con una pistola e facendo la capriola, entrando in questa maniera. A questo punto, facendo così, come vedete, saremo all'interno dell'insurgente. Adesso dovete mirare praticamente tra l'insurgente, raga, e la serranda e fare la capriola, ok? Dovete un pochettino capire il meccanismo. E a una certa, quando capirete bene la posizione e il meccanismo, e sbada bam, raga, saremo dentro i laboratori Human. Quindi potremo esplorarli, raga, completamente senza nessuna rottura di coglioni, anche perché sono abbastanza grossi e sono molto dettagliati all'interno, raga, sono fatti veramente molto bene. E come ben vedete, però, è tutto buggato, raga, perché effettivamente in Freemode non ci potremo entrare. E dopo un po' che sono stato dentro a cazzeggiare un pochettino, abbiamo scoperto che se ci mettiamo la prima persona, raga, vedremo tutto paura. Vedremo tutto bene. Sicuramente perché la telecamera così è dal personaggio e non va a prendere la roba esterna. E siccome siamo all'interno di un posto buggato, raga, riusciremo a vedere bene. A questo punto sono andato a recuperare il mister, raga, e poi siamo andati a visitarci tutti i laboratori Human. Perché guardarli comunque con calma, raga, guardare i dettagli dopo tanto tempo, è sempre divertente, fa sempre piacere. La cosa bella è che questa parte del gioco è uscita parecchi anni fa. E raga, eravamo ancora su One quando c'erano questi DLC. Ed erano veramente fatti bene, perché se andiamo a vedere all'interno i dettagli, le cose, sono fatte veramente bene. Secondo me ne vale la pena visitare questo posto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi. E alla prossima. Sbada bam.
I'm the